ecco qua, sono arrivato a Milano, mi è venuto a prendere il mio autista personale, Ivan Cirasolo di Do It Nerd. Però la cosa bella è che non mi fa solo da autista, mi ha chiesto di rimanere con lui. Infatti. Per questi 4-5 giorni, vitto, alloggio, lavatura, biancatore e stiratura. Tutto, tutto. Manca solamente... Quello si vedrà, si vedrà. Però ci sono sempre delle sorprese, con Metro avrei sempre sorprese. Non voglio le sorprese trans, per favore. No, quello no. Ok, donne? Donne, vabbè. Du. Adesso comunque vi faremo sapere le novità a breve. Ovviamente ci vediamo domenica cosplay in parco, ecco, che c'è Sfide Memorabili, che è venuto dalla lontana Napoli fino a Padova per questo evento, quindi ci vediamo. Mi deve esibire un po' sul palco per far capire un po' com'è un terrun quando parla. Infatti. Ciao a tutti, ci vediamo. Allora, Sfide Memorabili nasce 4 anni fa per la necessità di dare delle valutazioni per i versus, per i battle versus che esistono nel mondo degli anime, dando valutazioni usando lo scaling. Che cos'è lo scaling? Sono valutazioni che si fanno tramite le abilità, le potenzialità di un personaggio anime o manga, quel che sia. Però ovviamente la passione per i cosplayer si è unita a quello dello scaling, quindi ho iniziato a fare le interviste ai cosplayer 2 anni fa. E le cose fondamentali che ho capito tramite le interviste ai cosplayer sono: A, l'essere vivi, cioè una piccola toccata non si sa mai. 2, avere un'età tra i 5 e 105, quindi significa che non c'è un'età. La terza cosa, ossia la C. Salute. Sì, salute, la salute ci vuole. La C, salute. C, salute. La salute. E la D. D, saper essere un attore, saper ballare, saper recitare, soprattutto saper essere intervistati, saper essere soggetto, meglio per me, essere vittima di un'intervista. Sì, possiamo pure iniziare questa intervista. Non la faccio io a te, non la fai tu a me, la fa Do It Nerd. Vai pure. Precisiamo questa cosa, non è stato niente preparato, è tutto spontaneo. Sì, abbiamo qualcosa di scritto, ma appena. Non è niente di preparato. Giusto perché la memoria dell'età. Giusto perché ho anch'io 32 anni e sto messo peggio messo di te. Stai messo male. Allora possiamo iniziare l'intervista a voi due. Allora, io sono Ivan di Do It Nerd, già mi sono presentato prima. Allora, iniziamo con nome e cognome, prima domanda. Beh, per chi ancora non lo sapesse, io sono Sergio Giuseppe. Ma devo leggere il mio nome e cognome, qual è? Stefano Arcuro, come non è Arcuro per la singolare, precisiamo. Ah, Arcuro proprio. Arcuro. Arcuro. Sì, però se lo dici in cinese, com'è? Vabbè, ci sono i bambini, lascia stare. Stefano. Il nome d'arte? No. Beh, sì, perché devo dire, quello di prima era un nome d'arte, perché io all'anagrafe sono iscritto come Stefano Stardust 2000. Quindi, scherzo. Come Sfide Memorabili. Ah, bene. Allora, dove siete nati? Napoli. Io provincia di Taranto Grottaglie. Quindi siete simili, siete della stessa pasta. Conterroni, come dire. Siamo conterroni, sì. E siete nati in che data? Il 1900. Io, come avete sentito prima, compio gli anni domani, il 2 ottobre, sono nato nel 70, perciò... Ah, vabbè, pure tu nel 1999. Sì, più o meno. Quella lì. L'età delle donne non si dice, perciò quindi. Esatto. Ma come mi sento maschio. Giuseppe, tuo segno zodiacale? La Bilancia. Toro, da parte di mamma. Come da parte di mamma? Ah, ok. La tua altezza, Giuseppe? 1,80.
1,80 m, stomaco vuoto. Stomaco vuoto? Sì. È perché mi slaggio di più. Professione? Presentatore. Showgirl. Ah. Sì, con questa barba solo showgirl potevo fare. A quando l'operazione? Fate sport? Atletica leggera, sì. Una volta facevo calcio, una volta facevo un po' di cavallo, ora solo calcio cavallo. Questa è una domanda un po'... Avete mai rubato? No, no, direi di no. Io il latte. Come il latte? Beh sì, era un furgone. Sì, ma non è un furgone. Un furgone del latte. Ah, no. Allora sì, è un furto. Un'altra cosa che vi chiedo, avete mai avuto pidocchi? Beh, guarda, come dicevo prima, sempre per parlare del 1970, nelle scuole elementari dell'epoca i pidocchi giravano, chi è della mia età più o meno lo sa, perciò eravamo quasi tutti quanti infestati. Quindi praticamente un compagno di classe. Sì, sì, sì. No, io li volevo, devo dire la verità, volevo essere il primo. E loro stanno sempre in testa, quindi... Che battuta squali che ho fatto. Squalidissimo. Vi piace il vostro lavoro? Sì, 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 direi proprio di sì. Sì, anche a me mi piace guardare chi lavora, quindi stare ore e ore. Anzi, lo incoraggerei pure, là, lavoro, muoviti. Adesso ditemi un proverbio. Un proverbio, cosa dire? Tanto la gatta va al lardo che ci lascia lo zampino. No, questa è classica. Detto è una classica. Cosa classica. Cioè, non oltrepassare la linea gialla, questo è un proverbio. Ah! E un motto invece? Vivi e lascia vivere. Caffè e cornetto. Che motto è? È a bar, non ti preoccupare. Ah. Questa è una domanda di vita. Allora, quanto pagheresti per tornare a 18 anni? Come mi sento vecchio questa domanda? Tutti i miei soldi. Anch'io, tutti i suoi soldi. Ah! Vabbè, non ma... Fate collezione di qualcosa? No, nessun tipo di collezione. Beh, io i Funko Pop, essendo nel mondo nerd, mi piacciono molto. Ne ho così tanti che li lascio direttamente al negozio, c'è più spazio. I Funko Pop, i Funko, danno tutti quella forma lì. Aspetta a non mangiarli troppi perché potrebbero essere velenosi, eh. Te l'ho rubata questa. Come si attacca, così me ne vado? Un vostro difetto? Dai, che ne hai? Dai, non fa la parte che sei perfetto. Nessuno. Ma va. Va, in privato, cioè a casa, sono babbuzzente, però poi mi vergogno a stare davanti agli altri, davanti ad un pubblico e parlo fluido e normale, quindi... Cazzo... Anche tu però, siamo perfetti praticamente, siamo perfetti, siamo perfetti. Adesso andiamo nelle domande intime. Cosa avete provato quando avete fatto l'amore? Tanto piacere, tanto tanto piacere. Beh, anche a me mi ha fatto piacere quando mi hanno fatto l'applauso. Ah. Allora, e la posizione preferita? Beh, classica, sì sì, direi proprio. Ricordati classica. Che c'è la madrina di là. Sì sì, classica, classica. Io ci tengo la privacy, quindi ognuno in camera sua. Ah. Domanda scomoda, no? Perché le altre non erano scomode. Allora, avete mai avuto problemi di prestazioni? Non me la ricordo questa, io. Non te la ricordi? No. Vabbè, per fortuna che c'è scritto. Avete mai avuto problemi di prestazione? Io no, no. Beh, io devo dire la verità, con mia zia, devo essere sincero e onesto. Io ho preso la scena e non l'ho visti più. Un nomignolo che usa la vostra lei nell'intimità?
Amoruccio, come... c'è la conferma dalla regia? No, non c'è, ah. non c'è. Un nomignolo, sì, brutto bastardo. Ti vuole molto bene, proprio. E finito tutto, cosa fate dopo aver fatto l'amore? Io ascolto musica, mi rilassa e faccio due coccole. Mia mamma mi ha sempre insegnato l'educazione, quindi mi alzo e saluto tutti e me ne vado. Ah. Beh, perciò a sto punto... Meglio di così l'intervista non la so fare. A sto punto possiamo salutare Sfide Memorabili e Ivan Ceresolo di Do It Nerd e niente, rimanete qua. Grazie che a voi poco... Original Cosplay. Grazie. Rimanete qua perché fra poco ci sarà il contest, tempo di organizzarci un attimino e di rinfrescarsi un po'. Ciao Stefano, grazie a Sfide Memorabili, grazie a Do It Nerd. Grazie davvero. Ed ecco che finisce l'avventura, l'evento di San Martino di Lupari, Padova, PD. PD. PD è Padova, non è Partito Democratico, precisiamo. E così finisce. Sto alla stazione, sto prendendo, mi ha cacciato di casa. È vero. E dopo un po'. Volevo stare altri 2-3 mesi. Però ha detto no, 2-3 mesi no, nemmeno 24 ore in più e mi ha cacciato di casa. Perciò.